da Imola, paese dell'amore. Beva Bruna, fanciulla deliziosa, aveva gli occhi profondi ed azzurrini. Amava Toni, il suo bel partigiano. In seguito alla caduta del fascismo e dall'arresto di Mussolini, a Imola il 27 luglio 1943 il neocostituito Comitato delle Forze Antifasciste, che diventerà poi il CLN, organizza una manifestazione che porta per le strade del centro oltre 10.000 persone. Approfittando dello sbandamento dell'esercito, nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre, gli antifascisti imolesi cercano di recuperare armi e munizioni da un reggimento di cavalleria di stanza a Monte Castellaccio. Le armi non c'erano dappertutto, le armi le aveva l'esercito che si era disfatto e bisognava quelle armi lì farsele dare dall'esercito in disfacimento, ma i comandanti dell'esercito non le diedero le armi, soprattutto nelle nostre zone qui, non le diedero ai partigiani, a quelli che ci volevano fare partigiani, che gliele andarono a chiedere. Invece furono fortunati per le armi quelli dell'Italia settentrionale, quelli che le divisioni dell'esercito italiano che erano dislocate nella catena delle Alpi, o giù di lì, insomma nelle prealpi, delle divisioni armate, pronte per fare la guerra perché dovevano attaccare la Francia loro o difendersi se la Francia ci attaccava. Qui da noi non c'era questo, in Emilia-Romagna, non c'era. E quindi non ci fu possibilità di ricavare delle armi, se non poche. Mi ricordo che il 13 di settembre io con altri ragazzi ero alle acque minerali che riuscimmo ad avere circa 200 moschetti, di molte bisacce di bombe a mano, dell'esplosivo eccetera, e riuscimmo a portare e a nascondere passando attraverso il rio delle acque, a portare su nella strada dell'agraria dove c'è, a portare come tutte queste robe qui, e furono poi quei 200 moschetti quelli che riuscimmo a portare nella zona di Riolo Bagni, su di lì nella, e diventarono i primi moschetti che andarono alla 36ª Brigata. Oppure passava una colonna tedesca, passava un camion tedesco per la strada, due camion, andavano a mangiare, si fermavano a mangiare, lasciavano fuori il camion, i ragazzi più giovani approfittavano, tenevano dietro, quando i tedeschi si fermavano andavano a mangiare, andavano nel camion e portavano via un'arma, un'arma o anche delle bombe, eccetera, eccetera. Questo fu il modo come mettemmo insieme le armi, come qui è nata la resistenza, come qui è nato il partigianato. Prima che in montagna, il movimento partigiano imolese si organizza in pianure ed in città. Nascono così i gruppi di azione patriottica e le squadre di azione patriottica. I GAP sono i gruppi d'azione partigiana. Gruppi d'azione che erano poche persone di sangue freddo, che attaccano i comandanti, le caserme, colpi di mano per portare via delle armi, eccetera. Ero nella 7ª GAT, andavo alle azioni qui fino giù a Sesto Imolese, oltre. Io ho dormito nei cimiteri con la machine shot così, che delle volte si piantava qui con la testa, i piedi dentro ai tombini e la testa lì così. Sono stato nella Trebbiatrice del grano a dar giù il grano nella macchina, vestito da vecchio. Sono passato sotto il centro col carretto pieno di armi, col cavallino. Portato via dei tedeschi con le guardie, con le mie guardie, no? Intorno, che se per caso arrivava qualcosa, facevamo fuoco. Che rischi,
Le sciarpe invece sono, quindi queste sono attacco, hanno la, invece le squadre armate hanno prima il compito, sono quelle che sono gli apprendistato della lotta partigiana, i giovani che non fanno, le prime azioni che fanno sono sciarpe, che fanno il taglio dei fili telefonici, che fanno, portano via qualche arma, se gli capita un camion fermo, e poi cominciano a fare più avanti le azioni per il raccolto, impedire i raccolti dei contadini, eccetera, eccetera. Io ero un ragazzo a 15 anni e mi trovavo in mezzo dei partigiani adulti. È chiaro che io con loro andavamo fuori alla sera, alla notte, forse anche con un bel po' di incoscienza da parte mia, chiaramente schivo del pericolo perché forse non lo capivo il pericolo che c'era, e gli portavo dietro il sacco delle armi perché si andava fuori per tagliare fili del telefono, per tagliare, e anche, a volte anche per cercare di colpire qualche automezzo nella via scenice, perché eravamo dalla parte giù nella bassa. Mi venne dato dal, non so se il Cereno, chi fosse, insomma, dal comandante, di andare a lavorare a Borgo Tossignano, che a Borgo Tossignano avevano spostato la Dalmata, l'Orsa, avevano spostato alcune, la Castelli, l'avevano spostata e lavoravano lì. Noi avevamo il compito di sabotare, come facevano la Cogne, no? I proiettili non andavano bene, i cannoni non andavano, e noi avevamo quel compito. Quindi noi a un certo momento lì si costruivano i basti per i muli, dovevamo fare in maniera che si potessero allacciare sul muro, poi una volta allacciati sarebbero saltate le cinghie, difatti ci fu. Poi dopo ci furono nel settembre, adesso ricordo più le date, che la 36 arrivò con un distaccamento a Tossignano e rimase 10 giorni a Tossignano, e noi avevamo contatto con loro. Una delle cose che facemmo lì, oltre al sabotaggio, queste cose, era quello che smontavano delle bombe d'aereo che non erano esplose, assieme a un ingegnere che era lì dentro, che era un ex, era un militare della Marina, insomma, e riuscimmo a cavare un bel po' di esplosivo. Alla metà di settembre del 1943, un piccolo gruppo di antifascisti molesi, fra cui Giovanni Nardi, si sposta in Istria per lottare contro i nazifascisti e per imparare la guerra partigiana da chi, come gli jugoslavi, già la combatte da anni. Nonostante questa prima esperienza si riveli fallimentare, per tutto l'autunno e l'inverno successivo si ripetono tentativi di dare vita a nuclei partigiani in montagna. Si prova sul Brasimone, sul Falterone e sulla Fagiola, ma senza successo. Le montagne dell'Appennino sembrano troppo basse e non sufficientemente aspre per garantire un riparo dai rastrellamenti del nemico. Ai primi di gennaio del 44 facciamo una riunione e viene giù uno da Bologna, un comandante da Bologna, e dice: noi abbiamo mandato gli uomini del Bellunese, nella zona di Belluno, a fare il partigiano là, perché nella nostra montagna non si può fare, anche a lui, ad Assis, non si può fare queste cose qui, zona solcata da strade, facilmente, eccetera. Ci vengono a trovare dove siamo. E allora Nardi ha scelto ciò. No, io ho l'esperienza dell'Istria, sono stato là, io non ho più trovato i miei compagni, siamo tornati a casa solo in tre, e quindi io voglio stare a fare nelle mie zone che conosco i contadini che mi aprono la porta, eccetera, eccetera. E poi se non si sta su, si starà giù nelle campagne, o si andrà su e giù, però io direi che non ci si va via di qui, non ci si va nel Veneto, eccetera. Allora la direttiva del partito di Bologna, di Kepler, di Andrea Belluno, allora lì c'è tutta la nostra discussione che abbiamo fatto, e comunque la vincemmo noi, perché non scherzava mica allora, perché le sono state di fatti, c'è anche sparare fra loro, di compagni, se prima trovate corda, anche qui da noi. Quanta gente c'è che ha collaborato? Se no non ci sarebbe mica stata resistenza. Come facevi da solo? Come faceva la brigata di montagna da sola? Noi avevamo una campagna in cui il movimento politico negli anni addirittura prefascisti
21, 24, eccetera, anche dopo, era stato molto forte il movimento antifascista. E quindi tutte le parecchie famiglie hanno avuto dei confinati, dei carcerati in quegli anni. Hanno avuto delle lotte col padrone dove sono rimaste ancora delle rivendicazioni che loro fecero, che il fascismo fermò con la sua repressione, eccetera. E quindi ovviamente alcuni casolari di campagna, alcune di quelle case contadine o di contadini dove c'erano anche dei braccianti, ci accoglievano gli antifascisti ancora, non siamo mai stati respinti. Tutte le famiglie erano famiglie di rifugio, praticamente di partigiani che arrivavano da fuori e per una notte, per due notti di passaggio si fermavano lì e poi dopo proseguivano per i loro luoghi. Quindi Osteriola, nel senso vero della parola, è stata tutta di collaborazione con i partigiani, con la resistenza. Che vedi, i numeri ufficiali della resistenza sono sbagliati, perché tu riconosci solo chi è stato riconosciuto. Capisci? Allora noi diciamo Imola c'erano, adesso non mi ricordo più, 1300 partigiani. No, non è vero. Ce n'erano di più. Perché ce n'erano di più? Allora io porto ad esempio la mia famiglia. Io ero un partigiano. Mio padre no, mia madre no, mia sorella no, mio cognato no. Però quelli mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto. Quindi anche questi hanno fatto la resistenza, sì, vabbè. E quindi tu devi fare già questo rapporto che da 1000 arrivi a 5000. Poi ci sono gli amici, poi ci sono, capisci? Cioè chi ha partecipato alla resistenza, Imola, sono tanti. Che le donne a Imola hanno avuto una grande funzione, specialmente nella Bassa Imolese e nel San Montano, anche dentro Imola, più che altro in questi due posti. San Montano perché erano quelle che avevano il collegamento tra le compagnie, i gruppi, cioè. Quelle della Bassa perché lavoravano forte. Tant'è che ne abbiamo di quelle che sono state riconosciute anche come ufficiali proprio. Poi c'era il fatto che erano quelli che ti sostenevano. Adesso tu prendi, dico le anziane perché era qui, il movimento femminile era guidato più che altro dalla Baroncini, Donella Baroncini, che era quella che organizzava, andava a fare le riunioni. E dietro lei c'era mia moglie, c'era sempre mia moglie che la seguiva e cose. Poi c'erano tutte le altre ragazze, ce n'erano infinità, che avevano tanti compiti. Portare le armi, portare gli ordini, portare la pubblicità, la propaganda. Un gruppo di donne favolose che non si vedeva mai cosa facevano. Cioè è chiaro che loro non andavano in giro la notte per cercare di colpire un mezzo bellico dei tedeschi. Però per esempio loro si trovavano tanti giorni. Me lo raccontava mia mamma che andavano appunto a casa di questo Contoli per confezionare maglie, confezionare calze, confezionare guanti e poi le impacchettavano e poi mamma mi diceva e poi dopo non so più niente dove sono andati. Io so che tutti i giorni, tutte le sere andavamo a casa e li confezionavamo perché venivano mandati ai partigiani in montagna. Quindi poi abbiamo avuto un gran numero, un bel numero di staffette, ragazze, giovani che erano sempre disponibili e facevano delle cose che raccontarle oggi sembrano inverosimili. La Vermiglia, per esempio, con un biroccio e un asino e un comò sopra il biroccio ed era pieno di armi e girava per le strade da Osteriola che li portava verso Imola, incontrando tedeschi, incontrando fascisti e avanti di questo passo. Quindi ci voleva, non dico incoscienza, però dico coraggio se vuoi. I fascisti e i tedeschi hanno sempre considerato la donna un essere inferiore, un essere che non, difatti loro potevano girare in bicicletta che noi non potevamo, quindi le consideravano
niente, difatti la mentalità dei tedeschi, quando si tratta di Hitler, di Mussolini, era dovevano essere delle fattrici, fare dei figli, punto e basta, quello era secondo loro il compito delle donne, mentre invece sono state delle donne che hanno lavorato, fatto della galera, dalla Baroncini, ha fatto 10 anni di galera, anche di più. Insomma, cioè, le donne sono state la colonna portante di tutta la resistenza. Oltre alla lotta armata, il CLN imolese pensa ad organizzare la lotta politica. Nasce così il giornale La Comune. Ai primi di gennaio facciamo il giornale La Comune, in cui c'è Renata Viganorn che scrive sulla Comune, quella che ha fatto l'Agnese ma va a morire, il libro, suo marito che è Meluschi, che è il comandante di quello che dirigerà tutte le formazioni partigiane nelle valli di Comacchio, e va con i Renati lui. C'è Cucchi, che è un capo dei GAP a Bologna, eccetera, eccetera, che era qui a Imola, poi dopo lo circano qui, si sposta a Bologna. E quindi ci sono io con Montevecchi e con i giovani della Bassa. C'era una linea con Melussi e la Renata Viganò che da Bologna, con le radiogalene, quelle che non hanno bisogno di elettricità, avevano costruito una cosa di ascolto e ci mandavano le notizie. E attraverso la Comune e attraverso anche i vari porta a porta, eccetera, eccetera, le facevamo circolare in città. Ho cominciato a scrivere a macchina i fogli della Comune, queste cose qui, e quello che c'era eventualmente da fare. La mia finestra era qui, era più lo spazio del cortile, dall'altra parte c'era sto signore fascista, allora mi ero già resa conto che siccome scrivo a macchina lo scrivevo anche prima, perché avevo preso il diploma, come posso dire, cioè non era una cosa nuova se si sentiva, però dopo mi sono detta qui c'è da lavorare, non di giorno ma di notte, quindi allora fammi su un tappeto. Chiamiamolo tappeto, insomma, qualcosa sotto alla macchina da scrivere, sopra il tavolino della macchina da scrivere. Poi aveva fatto una capanna con delle altre coperte in modo tale che il rumore rimanesse lì. Vai a vedere l'età dei morti che sono lì alla rotonda di Viale Dante e vedrai che ci sono degli anziani che avevano 20 anni prima del fascismo e ci sono quelli che hanno meno di 23-24 anni che avevano meno di 20 anni allo scoppio della guerra. Ma la generazione di mezzo ne trovi molto pochi. Il fascismo aveva inciso profondamente anche nella mentalità, nel modo di concepire i paesi, i rapporti fra gli uomini, la solidarietà. Il fascismo aveva provocato danni. Oggi parliamo del berlusconismo, cioè chi parla del berlusconismo. Io adesso sono d'accordo con chi dice che il berlusconismo ha fatto questi danni. Uno può anche non essere d'accordo. Così come allora c'erano anche tanti che non erano d'accordo sul fatto che il fascismo avesse fatto questi danni. Ed era questa generazione che era andata a scuola dopo il 22 ed era cresciuta coi miti di tutto quello che era stato costruito, poi i film, poi... i cinegiornali e poi tutto quello che c'era, la radio, tutto quello che aveva costruito il fascismo. Il fascismo ha fatto... Non capisco come fanno a dire che qualcuno dice il fascismo ha fatto qualcosa di bene. Ha fatto un po' di bene, ma ha fatto il 90% di male. E ha fatto delle belle costruzioni. Però... E quanti
uomini, donne, bambini ha fatto morire. È solo nell'aprile del 1944 che alla dogana, sulla Faggiola, si riesce a costituire il primo nucleo di quella che diventerà la 36esima Brigata Garibaldi. Il comandante è il bolognese Libero Lossanti, Lorenzini, che di lì a poco troverà la morte e sarà sostituito da Luigi Tinti, detto Bob, mentre commissario politico è l'imolese Guido Gualandi, il Moro. L'evento che ha trasformato la resistenza imolese, d'azione di pochi a fenomeno veramente popolare, è stata la manifestazione del 29 aprile 1944, quando nella piazza, piena di donne che chiedevano pane, i fascisti sparano sulla folla uccidendo due manifestanti, Maria Zanotti e Livia Venturini. In seguito a questi avvenimenti, sempre più giovani decidono di salire in montagna per unirsi alla brigata, che in breve arriva a contare oltre 1300 uomini. La varietà di quelli che parteciparono alla 36 era molto grande. C'era il conte Taon, come c'era il figlio dell'operaio, c'era il contadino e c'era il colonnello Saba, c'era il grande medico come Lenci, che era direttore a Montecatone, c'era il figlio del birocciaio, cioè era una varietà. Però diciamo che forse un centinaio e forse anche qualcosa di più erano gente che aveva fatto le scuole superiori e che erano iscritti all'università o erano laureati. Chi partecipò a quei 5-6 mesi ebbe anche la visione di un mondo nuovo e soprattutto di nuovi rapporti che ci sarebbero stabiliti. Cioè, quando i commissari ci parlavano del fatto che la parità uomo-donna, i diritti, che la terra bisognava darla ai contadini, che gli operai dovevano contare nelle fabbriche, cioè l'idea di un mondo, alcuni addirittura socialista, ma altri anche semplicemente democratico. Mi ricordo una volta una conferenza sulla storia degli Stati Uniti, ci fece una lezione sulla storia, e lui era un operaio, non era mai stato in carcere, era uno che aveva una 35-40 anni, era stato in carcere e quindi aveva... Quelli che erano stati in carcere durante il fascismo si conoscevano subito perché erano colti, politicamente colti. Sapevano, usavano anche un linguaggio a noi sconosciuto, nel senso che parlavano di materialismo storico, materialismo dialettico, di democrazia, di aristocrazia, di suffragio universale, eccetera, le elezioni, come, in che modo. Il 10 settembre 1944 gli americani rompono la linea gotica al passo del Giogo, liberano Firenzuola e Castel del Rio, mentre i partigiani della 36esima consegnano agli alleati le quote di Monte Lafine, Monte Carnevale e Monte Battaglia, dopo averle strappate ai tedeschi ed aver respinto le loro controffensive. Nonostante questi successi, l'avanzata si arresta, con la prima linea ferma a Castel Bolognese e Borgo Tossignano. Gli alleati preferiscono attestarsi sulle posizioni conquistate e lasciar passare l'inverno. La strategia era stata decisa quasi un anno prima, nell'incontro tenutosi a Teheran tra Roosevelt, Stalin e Churchill. Viene ritenuto più conveniente tenere impegnate, lontane dalla Germania, le 20 divisioni che occupano la pianura padana. Il 13 novembre il generale inglese Alexander, con un comunicato radio, rinvia a primavera l'offensiva finale, condannando l'Italia del Nord ad un terribile inverno di occupazione. A partire dal 3-4 di ottobre, 5 di ottobre, vennero a mancare la luce, il gas, l'acqua, e praticamente la città si fermò, si bloccò. E i tedeschi misero alle porte della città
scavarono questi fossati per cui si entrava in città soltanto da due o tre parti, e lì c'erano i controlli delle sentinelle, per cui la città si trovò bloccata. Imola era diventata una piazza d'armi, una fortezza. L'unica maniera per uscire da Imola era trovare qualche posto dove passare, perché non era facile. Riuscimmo a passare attraverso le cantine, perché tu pensi che Imola è vuoto sotto, e le cantine erano tutte sezionate, divise per gli inquilini, un pezzettino a tempo, poi c'erano dei muri di divisione. Riuscimmo a convincere la gente a rompere i muri. Di fronte al Carmine c'è una ferramenta, riuscivamo ad andare lì, e di lì andavamo fuori, perché c'è il vicolo dell'Annunziata, non era chiuso vicino alla via Fratelli Bandiera, però di là potevi uscire, quindi lì c'era una porticina, noi piano piano riuscivamo di lì ad andare fuori. E quindi la città si autoconsuma, e così anche le campagne. Per cui alla fine della guerra non ci sono più mucche, non ci sono più cavalli, non ci sono più suini, non ci sono più galline, coniglie, niente. Non solo perché li avevano mangiati i tedeschi, ma perché anche la popolazione da ottobre ad aprile aveva dovuto alimentarsi e non è che poteva portare qualcosa da fuori, poteva venire qualcosa da fuori, non veniva niente da fuori. E quindi doveva arrangiarsi. Imola, nelle immediate retrovie del fronte, deve sopportare i bombardamenti alleati, mentre gli antifascisti, costretti a nascondersi, subiscono le rappresaglie, gli arresti, le fucilazioni e le deportazioni nazifasciste. Io, ad esempio, sono stata arrestata perché c'è stato, come si dice, un delatore, si dice così. Ecco. Ho avuto la fortuna che ci sono stata poco a Imola. Ecco da dire, cioè, lì ho avuto la fortuna. Chissà se, cioè, forse avrei fatto la fine di quello del posto Beck. Fui arrestato, picchiato in rocca e interrogato. Dopo le Brigate Nere mi diedero in consegna alle SS. Con dei camion fummo mandati a Bolzano. A Bolzano era un campo di smistamento per la Germania. Otto erano gli imoletti. Dopo poi ne sono arrivati degli altri che io non li ho visti, ma ho saputo che c'erano. Ma eravamo in nove praticamente. Ecco. Io dico, a me è andata bene, ma agli altri che erano con me non è che sia andata tanto bene, ecco da dire. Noi entrammo a Matarvio, c'è un'entrata principale e un'entrata di servizio. Quando entrammo noi a Matarvio era l'entrata di servizio. Ancora adesso, che io a Matarvio ci sono andato tante volte con accompagnare delle comitive dei ragazzi, c'è una piscina e due campi da tennis. Naturalmente adesso sono in disuso. Allora, quando arrivavamo noi, pensate che i due ragazzi che avevano 16 anni, uno 17, io neanche 18, il più vecchio 28, ci siamo detti, ma guarda che bel posto ci mandano, c'è piscina, c'è campi da tennis. La realtà naturalmente è stata ben diversa, perché come siamo arrivati davanti all'entrata principale del campo, che ci hanno incolonati, e poi cominciavamo a vedere questa gente con dei vestiti a righe blu e bianche, senza capelli, una riga col rasoio, magri, tutti questi scheletri che giravano. Abbiamo cominciato a renderci conto dove eravamo finiti. Ho fatto 5 mesi esatti dai primi di dicembre al 5 maggio
del 1945. Il 6 maggio, quando gli americani misero sulla bilancia, io ero 28 kg. Se invece degli americani che ci hanno liberato il 5 maggio fossero arrivati il 10, il 15, a Mauthausen non avrebbero trovato testimoni. Tra i partigiani della 36esima che sono riusciti a oltrepassare il fronte e a ricongiungersi con gli alleati è ancora forte il desiderio di combattere e molti di loro si arruolano volontari nei reparti del ricostituito esercito italiano. Si forma il battaglione Sirio al comando di Libero Golinelli che occupa e difende l'avamposto di Borgo, mentre la maggior parte dei combattenti entra a far parte del gruppo di combattimento Cremona. La guerra partigiana è quella di Montefiorino, è quella della 36, è quella delle brigate della Val d'Ossola, è quella che in verità non pensava solo alla lotta contro i tedeschi, ma pensava che bisognava rifare una coscienza nazionale, che il fascismo aveva in qualche modo cancellato, distrutto, fatto a pezzi. Non a caso i partigiani della 36esima poi hanno fatto a gara a entrare nella Cremona, nella Friuli, nelle formazioni che nella Bassa Ravennate o a Borgo, eccetera, e si sono, oppure anche più su, si sono schierati e si sono in qualche modo arruolati nel nuovo esercito. Quindi noi la vecchia prima partenza ci siamo arruolati volontari sull'Armata di Liberazione e siamo arrivati combattendo, passando il Po, l'Adige e il Brenta, siamo arrivati fino oltre Venezia. Eravamo a quasi tutti, a Schengen-Tumbros della Madonna. Non ricordo bene di preciso, ma vedrai che 400-500 uomini eravamo sicuri, eravamo. Ci avevano dato tutte le divise usate, andegni sempre avete con la burrida, chi la scarteva in inglese. Noi l'abbiamo fatto con uno spirito patriottico, chiamiamolo così, perché e difatti noi siamo andati su sempre con qualcosa di andare avanti, di liberare quella, perché la soddisfazione tu non l'hai fatta, ma io l'ho fatta. Quando arrivi su, arrivi con questi paesotti che sono lì andando su e che ti corrono incontro e ti dice e vivi i nostri liberatori, è una cosa che ti dico francamente, il cuore è sbatoccia, sicuro. Il 14 aprile 1945 i partigiani molesi consegnano la città alle truppe polacche dell'ottava armata britannica. Il battaglione Sirio, che avanzava lungo la Montanara, riceve l'ordine di fermarsi quando è ormai a Ponticelli per lasciare entrare per primi i polacchi in città. Alcuni giorni dopo la liberazione vengono scoperti presso il Pozzo Becca i corpi di 16 antifascisti barbaramente trucidati dalla Brigata Nera prima della fuga. I responsabili dell'eccidio vengono catturati nei pressi di Verona e il camion che li riporta a Imola viene assalito dalla folla guidata dai parenti delle vittime. Come scrive Nazario Galassi nel suo libro Partigiani della linea gotica, sarà bene in ogni caso non dimenticare che sia i gappisti che i partigiani hanno sì colpito inflessibilmente chi doveva essere giustiziato. Mai però essi sono scesi a commettere gli orribili delitti delle torture e delle sevizie di cui si macchiarono i fascisti. Mai si scagliarono sui familiari in quanto tali dei loro nemici, mentre invece le rappresaglie nazifasciste non risparmiavano le loro famiglie. Qui da noi, qui a Imola, i giovani sentivano quel bisogno
di lottare per avere quella libertà che noi non avevamo, che i nostri vecchi, che il mio padre, eccetera, eccetera, un ex socialista di una volta, capito, non aveva. Quando dei ragazzi mi chiedono, ma te lo rifaresti ancora? Io allora gli rispondo sì. Se adesso ci fossero state le condizioni di allora, io lo rifarei. E lo dico sinceramente questo qui. Viveva Imola, paese dell'amore. Viveva Bruna, fanciulla deliziosa. Aveva gli occhi profondi ed azzurrini. Amava Toni, il suo bel partigiano. Ma un triste giorno egli dovè partire per dar la caccia al nemico traditore. E lei piangendo l'accompagnò sul monte. E su quel monte si udì cantare così. Bambina di questo cuore.